Qual è il segreto del successo? Basta coniugare tradizione e innovazione. E questa è la ricetta presentata dalla San Rocco Dentisti, che ha festeggiato alla grande la cifra tonda dei 20 anni di attività a Spazio Pingue. 20 anni della nuova generazione, incastonati nei 50 anni di storia e tradizione dello studio dentistico. Un'avventura comincerà da Vincenzo San Rocco, oggi portata avanti dalle figlie Tiziana e Emiliana. Un bel traguardo quello centrato dallo studio dentistico, che oltre a puntare sulla garanzia della tradizione ha abbracciato anche la frontiera dell'innovazione con impianti nuovi e innovativi. 20 anni pieni di sacrifici, di investimenti, ma soprattutto di soddisfazioni con tutti i nostri pazienti che ci onorano questa sera della loro presenza insieme a dei loro amici, e quindi colgo l'occasione proprio per ringraziarli tutti per essere stati qui questa sera a sostenerci come in ogni occasione. 20 anni non sono, come dicevi tu, troppo pochi, ma iniziano ad essere un bel traguardo. E ricordo che San Rocco Dentisti nasce con San Rocco Vincenzo, però quasi 50 anni fa. Quindi il traguardo oggi diventa ancora più importante. Quindi io sono onorata di rappresentare mio padre in questa occasione. E ringrazio anche Onda TV per esserci sempre vicini in ogni nostra iniziativa, in ogni nostro evento. E quindi insomma sono veramente contenta questa sera di essere riuscita a realizzare questa meravigliosa serata in compagnia di così tante persone. In ultimo, un piccolo inciso, vorrei fare gli auguri a Pasquina Schiappa di Onda TV, nostra amica e paziente alla quale voglio un mondo di bene. Un saluto a tutti. Certo, ogni obiettivo non si centra da soli, quindi siete stati bravi anche a realizzare e a porre in essere questo spirito di squadra, no? E queste generazioni che vanno avanti. Come no? Infatti San Rocco Dentisti si chiama in questo modo proprio perché siamo un bel gruppo di colleghi, collaboratori, che ogni giorno in sinergia danno e cercano di dare massima professionalità, il massimo di quello che possiamo fare nel nostro quotidiano, soprattutto garantendo il massimo dell'innovazione. Infatti siamo arrivati addirittura a parlare di odontoiatria digitale con il sistema Serec, con l'impronta digitale, e un ultimo macchinario molto importante per il trattamento delle disfunzioni dell'articolazione temporomandibolare. Per cui, insomma, è importante che tutti insieme si riesca veramente a fare il massimo per i nostri pazienti attuali, ma perché no, anche futuri. Fortunato Alfonsi, l'innovazione come viene espressa nella San Rocco Dentisti con i vostri impianti? Sicuramente Tiziana con il suo gruppo ha cercato già da tanto tempo di investire sulla tecnologia, sull'innovazione, sul progresso scientifico, sulla ricerca. Io sono una di quelle persone che insieme al professor Barone ed altri membri dello staff si occupano quotidianamente di ricerca a livello nazionale e abbiamo il piacere e l'onore di lavorare con lei ormai da tanti anni, portando tutto quello che oggi è l'avanguardia in implantologia in particolare, che è la mia materia, ma anche in tutte le altre branche. Come avete visto un po' in giro per la sala, ci sono tutta una serie di device, di dispositivi che permettono di vedere quello che oggi è uno studio che ha investito nella tecnologia, nel progresso, nella scienza, mettendo il paziente al centro, quindi con l'obiettivo di garantire una salute a 360 gradi guidata proprio dalla tecnologia. Quanto la cura dei denti, questa è la domanda a Jolly, però non è scontata, quanto la cura dei denti può portare un benessere anche per la persona? È in assoluto un benessere, la bocca è, diciamo, la porta principale del nostro organismo, che ci permette quindi di essere veramente globalmente al centro della salute del paziente. Oggi curare la bocca, ridurre la sua infiammazione, curare lo stato di igiene orale, ripristinare denti in casi di edentulia, significa dare al paziente un nuovo stato di salute che sia rispettoso degli organi generali, che sia rispettoso proprio dello stato psicologico e fisico e sistemico. Non a caso proprio la nostra impostazione di lavoro si basa proprio su una
human dentist, cioè una medicina, un'odontoiatria umana che si basa sulla salute generale del paziente. Curiamo pazienti in particolari, pazienti che più deboli, pazienti con patologie generali, diabete o altre patologie, disturbi per esempio importanti cardiovascolari, sono anche quelli, anzi soprattutto quelli di mio interesse, di nostro interesse, dei nostri pazienti che maggiormente affrontiamo grazie ad un'equipe altamente specializzata in questo. E curare la bocca oggi significa quindi affrontare la salute generale del paziente, e ridurre alcuni stati infiammatori pericolosi, ridurre quelle che sono le malattie cross con il resto del corpo e dare al massimo uno stato di comfort generale al paziente. Volevo innanzitutto ringraziarvi di essere venuti così numerosi e non l'avrei mai immaginato, perché siete veramente tantissimi questa sera, oltre il numero che avrei mai immaginato. Quindi vi ringrazio veramente con tutto il cuore, perché è una serata per me importantissima, dove io festeggio insieme a tutto il mio gruppo di lavoro 20 anni di attività di San Rocco Dentisti. Come
ancor prima di 20 anni, nasce quasi 50 anni fa con mio padre Vincenzo Sarrocco e nasce con Sargin. Quindi io con grande onore ringrazio prima di tutto mio padre che mi ha trasmesso la passione e l'amore per questo lavoro. Poi mi sembra doveroso ringraziare tutte le persone presenti uno ad uno, ma veramente con il cuore vi ringrazio perché mi avete veramente trasferito e mi avete veramente guardato negli occhi questa sera con grande affetto, mi avete sostenuto veramente in queste preparazioni di questi giorni. In ultimo vorrei ringraziare tutti i ragazzi, purtroppo non c'è tutto il gruppo di lavoro perché alcuni purtroppo erano malati, quindi non ci sono, o fuori comunque per altri impegni. Vorrei ringraziare ad uno alcuni di quelli presenti. Inizierei con il più disinvolto, Fortunato Alfonsi. Io inviterei ognuno di loro a venire vicino qui a me. Fortunato è un amico fratello con il quale mi sento praticamente tutti i giorni, anche quando lui non c'è, per pianificare i casi clinici, per parlare di voi. E siamo un po' come cane e gatto, per chi ci conosce lo sa. Stiamo oggi, ridiamo, scherziamo, poi domani litighiamo, insomma, ecco, dispettoso, insomma, me ne combina di tutti i colori, però è un professionista di altissimo livello che non lavora solo nel nostro studio ma anche in altri posti d'Italia, quindi ho l'onore di averlo nel nostro studio. Poi vorrei ringraziare il nostro endodontista Gianluigi Veneziano, di origine calabresi, che collabora con noi già da qualche anno, ha una caratteristica molto bella, Gigi, lo chiamiamo Gigi noi amici, quello di essere sempre allegro, sempre contento, non si arrabbia mai, anche di fronte al peggior paziente, peggiore tra virgolette, lui non si scompone mai, vai tranquillo Tiziana che ce la facciamo, quindi ha questa bellissima dote che tante volte ci trasmette. Poi passiamo a uno dei collega molto giovane, l'ultimo acquisto, Francesco Bisegna Orlando. Bravo Teone! Bravo Teone! Francesco è un po' la nostra vittima, non so se lo capite, perché l'ultimo arrivato e con lui un pochino ci sfoghiamo tutti. Lui si occupa della odontoiatria digitale, della protesi digitale, quindi fa funzionare tutto quel macchinario che voi vedete lì sulla vostra sulla mia sinistra e quindi ha portato una sferzata di gioventù nel nostro studio, perché insomma loro iniziano già ad avere qualche annetto, lui è più giovane e quindi più grintoso in questo senso. Poi manca il nostro gruppo di ortodontisti che purtroppo non ci sono, che ringrazio comunque a distanza. Poi vorrei ringraziare la nostra igienista Eugenia D'Ambrosio, che sembra una bambina ma in realtà anche lei inizia da qualche anno, è giovane, è una ragazza che insomma la vedete e ride sempre, ride, è sempre contenta e quindi insomma mette allegria a tutto il gruppo. Poi iniziamo con l'assistente più giovane, Ivon Giampietro. Allora, Ivon è l'ultimo assistente che abbiamo preso nel nostro gruppo ed è anche mia nipote, per chi non lo sapesse. È una ragazza speciale perché ha 20 anni e ha la testa veramente di una persona posata, responsabile, sempre, anche lei sempre piena di energia ed è una ragazza che tante volte cerca veramente di fare il tutto per venirci incontro, quindi è una ragazza veramente da ammirare, quindi sono veramente contenta di averla presa a collaborare con noi. Poi abbiamo Manuela Maria Susi, un'altra nostra assistente che già sono diversi anni che collabora con noi. Lei è la nostra assistente più
automatica, è la più tranquilla, quella che tutto sommato anche quando la rintroveri che non si scompone mai, dice hai ragione, è vero. Quindi è veramente una ragazza che anche lei, l'abbiamo vista arrivare ragazza, poi si è sposata, abbiamo partecipato al suo matrimonio, abbiamo visto Manuela con il faccione, adesso è nato il bimbo e quindi siamo affezionati a lei, oltre che come assistente, anche per tutto il suo vissuto. Poi abbiamo Elisabetta, questa video, che ha incominciato non di recente, ma è diventata oramai parte integrante del nostro gruppo, è veramente la mamma un po' di tutti i miei colleghi, paziente, tranquilla, mette sempre una parola buona, è veramente una persona eccezionale e veramente sono contenta di avere nel nostro team. Poi vorrei veramente chiamare un secondo mia sorella Emiliana, che ha il ruolo forse uno dei più difficili in assoluto, perché Emiliana purtroppo è quella che fa i preventivi e quindi fai giustamente somministra i preventivi a tutti i pazienti e poverina, ahimè, il ruolo più difficile, fa l'approccio psicologico ai pazienti, è quella che ci dice questo paziente è un paziente tranquillo, questo è un paziente difficile e quindi Emiliana veramente insomma ci svolta veramente la vita tante volte. Dopodiché io finirei con il pilastro dello studio. Che lavora nel nostro studio, perché lei per 10 anni ha lavorato con mio padre ed è il giusto anello di conduzione che quindi riesce veramente ad essere non solo un assistente di altissimo livello, è unica, ma non per sminuire le altre perché tra di loro c'è un rapporto meraviglioso, ma perché Antonella fa veramente la differenza, fa anche la differenza. E quindi mi sembrava giusto non far passare questi 30 anni così. Vorrei darle un pensierino, veramente con tutto il mio cuore, per me come una sorella. E quindi io le dico grazie veramente per essere sempre così piena di interesse ogni giorno anche a distanza di 30 anni, è una persona veramente eccezionale non solo dal punto di vista lavorativo e professionale ma anche e soprattutto dal punto di vista umano, quindi un piccolo pensiero per Maria Cocco, Franca Pilar.